Tante presenze per la terza edizione di Sapori d'Autunno, Sport e Solidarietà a Cannalonga, un evento voluto per raccogliere fondi e sostenere attività sportive ed associazioni che si occupano di ricerca in ambito sanitario, ma anche una grande festa popolare dove al mix della cucina e delle degustazioni si sono uniti usi e tradizioni del luogo. Attualmente l'associazione sta facendo raccolta per la ricerca. Abbiamo un grosso progetto che è legato anche a Cannalonga, si chiama Le risorse cellulari della vita, è una raccolta fondi destinata alla Cell Factory del professore Franco Locatelli del Bambin Gesù di Roma. Cannalonga, con questa bellissima manifestazione, ci ha sempre sostenuto, perciò i fondi raccolti che verranno devoluti dall'associazione di Cannalonga verranno inseriti in questa raccolta fondi come gli altri anni. Insomma, a giugno siamo riusciti a dare 50.000 euro per questo progetto, assieme anche al contributo di Cannalonga, assieme ad altre associazioni del territorio. Continuiamo a impegnarci anche praticamente per i ragazzi ricoverati, sostenendo anche finanziariamente progetti che sono volti ad aiutare i ragazzi che sono in terapia. Con Daniele Romualdi, il presidente dell'associazione Cilento Solidale, quest'anno abbiamo pensato di inserire nell'ambito di queste giornate di festa, in cui appunto la gastronomia, la musica e il resto fanno da corona a un evento che ormai è la terza edizione, di coronare questo evento con una manifestazione scientifica, quindi un convegno con crediti formativi che è iniziato ieri, proseguito oggi e terminerà domani. È un evento che ha visto la partecipazione di varie figure professionali, dagli infermieri ai tecnici di laboratorio, a medici, fisioterapisti, e in cui abbiamo affrontato vari aspetti delle patologie onco-ematologiche, aspetti sia diagnostici che terapeutici, inclusi gli aspetti legati alle problematiche anche psicologiche che chiaramente fanno da sfondo a tutte queste problematiche oncologiche. E abbiamo visto la partecipazione di un bel numero di persone, di operatori sanitari, anche di persone che non lavorano nella sanità, ma che hanno voluto partecipare per informarsi e anche per dare un contributo di solidarietà all'evento. Io sono soddisfatto di queste prime due giornate.